E questo è il regalo che mi ha fatto la mia ragazza per San Valentino. Bella a tutti ragazzuoli, questo è Espo e oggi siamo con un nuovo vlog. E ragazzuoli, nell'ultimo vlog vi ho mostrato la sorpresa che ho fatto io a Rosalba per San Valentino. Ma che ti ha detto? Ma non voglio entrare in camera. E adesso vi mostrerò quello che ha fatto lei a me. Non so se avete visto il mio ultimo video, comunque se non l'avete visto sentite qui quello che avevo detto. Ho sempre fatto un bel po' di regali, secondo me abbastanza carini, ma quest'anno voglio cambiare. Cioè, non che farò un regalo brutto, ma un regalo diverso dal solito. Per questo San Valentino vorrei farle un regalo... non simbolico, cioè come posso spiegare? È difficile da dire, un secondo. Vabbè, in poche parole, non prenderò un brand chissà quanto costoso e le farò un semplice regalo, ma questo regalo lo costruirò io. E ok, ecco la sorpresa che ha fatto lei a me. È un bellissimo set Lego. È gigantesco, non so neanche se entra tutto nell'inquadratura. Comunque, chi mi segue da tanto tempo sa che a me sono sempre piaciuti Lego. E infatti già ci ho fatto due video. Il primo è quando mi trovavo a Londra e ho fatto la mia faccia di Lego. E adesso vi vado a fare la mia faccia sui Lego. Comunque adesso entriamo. Ok, siamo saliti al piano di sopra e siamo saliti proprio dove faranno la nostra faccia di Lego. Se arriviamo. 3, 2, 1. Ecco qui, ecco, devo prendere Lego e la mia faccia. Ok, Lego presi, ammazza quanto pesa, oh. E il secondo invece qualche mese dopo, che ho fatto la stessa cosa solo che per Ross. Vediamo quanto tempo ci metto a ricreare la sua faccia di Lego. Questo è il risultato di quello che ho fatto. Wow. Ok, fatemi sapere nei commenti e con tantissimi mi piace se volete altri video riguardanti Lego. Magari altri video dove costruirò dei set Lego, oppure anche più semplicemente dove farò un vlog mentre andrò a comprare questi set, che ci sono veramente tantissimi set che a me piacciono un casino. E quindi magari anche un semplice vlog dove vi riprendo tutto, io che vado nel Lego store, eccetera. Quindi lasciate like se ne volete altri, commentate e intanto adesso andiamo a costruire il tutto. Eccoci qua, ragazzuoli. Siamo pronti per iniziare il tutto. Non so quanto ci metteremo, ma sarà una bella e lunga giornata. Ok, apriamo il set e iniziamo. Ok. Ok, perfetto, adesso sono tutti. Queste sono le istruzioni. Oggi dovremo leggerci tutto questo per montarlo. Ma iniziamo subito. La mia missione è finirlo prima che Ross torni da scuola. Speriamo di riuscirci. Però non so quello che voi vedrete, perché la telecamera è abbastanza lontana e poi ci sono tantissimi pezzi. Però penso che per la maggior parte del tempo vi farò un timelapse. Piano piano, ragazzuoli, sta prendendo tutto forma. Però anche la soddisfazione di partire da questo ed arrivare ad averlo completo, semplicemente con le proprie forze. Ragazzuoli, guardate, parte 1 completata. Vi prometto che poi i prossimi video dove costruirò delle cose cercherò magari di parlare di più. Però mentre costruisco sto attento e cerco di non sbagliare, soprattutto di non perdermi i pezzi, perché è la cosa importante. Comunque adesso bisogna iniziare con la numero 2. Numero 2, eccola qui. Iniziamo col numero 2. Comunque, ragazzuoli, sto pensando una cosa. Se queste cose dovessero piacervi, io in un futuro, magari entro questo 2021 o più avanti, quando magari sarò molto più esperto, potrei costruire la mia statua gigante di Lego. Sarà una cosa molto difficile da fare, ma anche molto soddisfacente, secondo me. Fatemi sapere nei commenti se magari potrebbe essere una cosa interessante. Raga, io mi impappino sempre tra tutti questi pezzi. A volte, cioè, sembra che me ne perdo qualcuno, però semplicemente non riesco a trovarlo. Dove sei, pezzo mancante? Eccolo, trovato. Ok, perfetto. Raga, a volte mi perdo i pezzi. Ma non è me li perdo, è che stanno qui davanti, ma sono tanti e quindi non li riesco a vedere bene. Cani, per favore, potete non uccidervi, grazie. Non è che vi chiedo tanto.
Lo scontro tra titani stanno a fare. Comunque ragazzuoli, ve lo giuro, vorrei conoscere chi pensa ai set da fare, perché è veramente un genio pensare a una cosa del genere. Ci va questo. Angel, perché sei arrabbiata? Chi è che ti ha fatto rote? Cavolo ragazzuoli, comunque adesso io ci stavo pensando, forse era meglio farla in live una cosa del genere. Comunque ragazzuoli, volete vedere una cosa magica? Adesso da così diventerà così. Eccolo qui ragazzuoli. Piano piano stiamo andando avanti. Wow, in realtà sarebbe ora di pranzo, però vorrei andare molto più avanti. E adesso sono arrivata alla busta numero 4. C'è un bel lavoro da fare, però mi sta divertendo veramente tanto. A few moments later. Ragazzuoli, ho appena finito la quarta busta, adesso devo aprire la quinta. Per ora il risultato è questo, sono molto soddisfatto, però sono stanchissimo. E ok, ora devo trovare, eccola qui, la quinta busta. Che però, prima di aprirla, andrò a pranzo, visto che è l'una e mezza e sto morendo di fame. E mi fa anche un po' male la schiena, quindi adesso mi prenderò una pausa. Mangerò e poi ci rimetteremo subito qui al lavoro. Che bello ragazzuoli, ho appena aperto il frigo e stavo dicendo cosa mi mangerò oggi, e poi mi sono ricordato che Ross ieri sera si è preparata il pranzo suo per scuola e a me ha preparato la pasta fredda. Cioè raga, proprio clean, neanche devo cucinare perché già ho la pasta fredda preparata da Ross. Ah, oh mio Dio, intanto sono andato un po' avanti e sono le 3 di pomeriggio, sono quasi 4 ore e mezza che sto costruendo tutto. Pensate, in totale sono 2646 pezzi. Diciamo che siamo ancora al primo volumetto, quindi non siamo neanche a metà. Casca un pezzo sotto al divano. La cosa bella che mi piace tanto di Lego, puoi sbagliare veramente tantissime volte, ma la cosa importante è capire l'errore e correggerlo. Mi piace molto questa cosa perché anche nella vita, ragazzuoli, fatemi fare un momento da filosofo. Tutti voi potreste prendere delle decisioni sbagliate o delle strade sbagliate, ma l'importante è sempre capire dove avete sbagliato e migliorare. E ovviamente correggere i vostri errori. Ciao ragazzuoli, mamma mia, che perle della vita che vi do. Se siete arrivati fino a questa parte del video, lasciate like e commentate con hashtag Sespo filosofo. Vediamo quanti di voi sono arrivati fino a questa parte del video. Guardate che bello noi qui abbiamo fatto. È bellissimo vedere che partendo da questi arriviamo a questo. Cioè sono veramente super soddisfatto, perché secondo me sta uscendo veramente una cosa molto ma molto figa. Sono veramente super emozionato e non vedo l'ora di finire tutto. Anche se stando su sta sedia mi fa un po' male la schiena. Piano piano anche il sole ci sta abbandonando, però noi stiamo continuando ad andare avanti. Guardate, cioè, come è fatto bene tutto questo. Sono veramente felice di come sta uscendo. E per ora ho finito questa prima parte. Ho finito il primo manuale delle istruzioni. Ho finito di fare questo Nintendo e adesso mi tocca fare la televisione. Il problema è che forse, cioè senza forse, al 99,9% ho fallito la missione iniziale che avevo. Perché in questo preciso momento sono le 4:40 di pomeriggio e io volevo finire tutto entro le 5:40 di pomeriggio, perché poi dovevo uscire ad andare a prendere Ross da scuola. Ah, mi sono pure fatto male alla mano. Però sì, diciamo che manca ancora un bel po'. Mi fa male il dente del giudizio, scusatemi. Comunque ragazzuoli, qui sta andando tutto bene, però sono le 5:40, io intanto stavo facendo merenda, quindi adesso uscirò a prendere Ross. Comunque sono molto soddisfatto di come sta uscendo tutto. Niente, purtroppo missione fallita di finire tutto prima di andare a prendere Ross, però mi sto divertendo molto e sta andando tutto bene per ora, speriamo di non sbagliare nulla. Later. Qui intanto piano piano tutto sta prendendo forma, guardate cosa ho fatto. Vabbè, non vi ho ripreso nulla perché non ho più spazio nella memory card, però sono quasi le 11 di sera. Manca ancora un bel po', però si va avanti. Ragazzuoli, comunque per questa parte ci ho messo tantissimo, perché guardate, è tipo un marchingegno che muove tutte le cose qui interne. E ho paura tipo che una volta fatto tutto, tipo mi accorgo che qui dentro ho fatto un errore e ci rimarrei malissimo. Ragazzuoli, è arrivato il mio momento.
In realtà ho anche quasi finito, però il problema è che è appena passata la mezzanotte e facendo due calcoli, togliendo il pranzo, la cena e quando sono uscito per andare a prendere Ross, sono circa 10 ore che sto qui a montare il tutto. In realtà sono molto soddisfatto e riuscirei anche a finirlo, però non mi va di far nottata visto che domani mattina devo svegliarmi presto per fare delle cose. Guardate, stavo facendo intanto i disegnini qui. Qua è praticamente tutto completo, mancano veramente pochissimi pezzi. Il problema è che mi sto accorgendo che mentre sto facendo questi ci sto mettendo veramente tanto tempo, perché sono un po' stanchino. Perché ovvio, sì, divertente, però sono passate comunque 10 ore. E quindi continueremo domani, anche perché devo farmi una doccia, visto che puzzo un casino, non so perché, ma ho sudato. Può sembrare strano, sono stato semplicemente seduto qui a montare Lego, però sono sudato. Day 2. Ok, mi sono riposato. Adesso continueremo questa avventura. Anzi, finiremo questa avventura. Continuiamo a fare qui il disegnino e apriamo la busta numero 19. Ragazzuoli, guardate, sta uscendo abbastanza carino. Sto per piangere, già oggi sono passate 2 ore praticamente. E mentre stavo mettendo la parte finale, cioè la parte per chiudere il televisore, mi si è sfondata tutta la parte dietro perché ho spinto un po' troppo forte. Guardate, adesso mi sono caduti tutti i pezzi. E wow. Oh, mamma mia. Perfetto, qui è andato. Ci siamo! Ragazzi, ho finito praticamente. Manca solo chiudere questa parte sopra. Non mi pare vero, ragazzuoli, veramente. Non cantiamo vittoria prima, però. Per ora sembra andare tutto bene. Mancano gli ultimi pezzi. Ok. Oh mio Dio, se do una gomitata io lo... Mamma mia, rimani... Oh, mamma mia. Ho tanta paura, dai una gomitata a vederlo per terra in mille pezzi, veramente. Cioè, ragazzuoli, non voglio dire niente, ma guardate che spettacolo ho costruito con i Lego. Però adesso devo solo decidere dove metterlo qui in casa, ma è veramente una cosa super figa. Penso di metterlo nel mio posto dove gioco ai videogiochi e comunque mi monto i video e faccio tutto. Ragazzuoli, io spero che questo video vi sia piaciuto. Veramente, se siete arrivati fino a questa parte del video, vi ringrazio molto e vi chiedo per favore lasciate like e commentate se volete altri video simili, perché ho iniziato precisamente 27 ore fa a registrare questo video. Quindi diciamo che c'è stato un bel impegno dietro. Posso dirvi la verità, sì, mi sono divertito tantissimo. Ho rosicato tantissimo quando sbagliavo, però come avevo detto prima, l'importante è correggere il proprio errore. E niente, sono super felice di questo risultato. Grazie mille ancora a Ross per questo regalo che mi ha fatto. Non vedo l'ora che lei torni da scuola anche oggi per vedere questo spettacolo. Veramente ne vado molto fiero. Adesso ve lo giuro, se dovesse arrivare qualcuno qui a casa e fare tipo boh e romperlo, mamma mia le botte che prende. A parte questo, adesso vado a montare questo video, quindi... Baci, cuccioli.